Salve a tutti operatori e bentornati ancora una volta sulla Rainbow Six Italian Community. Questo è l'ultimo video della carrellata infinita di informazioni direttamente dal Six Invitational. Siamo sicuri che abbiate visto ormai una quantità infinita di gameplay di Operation Outbreak, la modalità che ci ha lasciati senza fiato. Ragazzi, ma che lavoro ha fatto Ubisoft? Lo sviluppo di un anno ha portato alla creazione di un gioco quasi del tutto nuovo. Sono poche le meccaniche che riconosco in Rainbow, tantissime sono le innovazioni e ancora non ci spieghiamo il motivo della durata di un solo mese, ma spero e penso che lo scopriremo quanto prima. Ma passiamo subito ai fatti. Non siamo qui per analizzare il gameplay, anche perché le immagini parlano già chiaro. Vogliamo più che altro aggiungervi dei dettagli che sicuramente non conoscete per quanto riguarda la nuova modalità introdotta con Operation Chimera. L'intera operazione, che potrà essere giocata contemporaneamente da tre compagni di squadra come attaccanti e difensori, quindi potremo vedere Ash, Tachanka e Smoke all'interno dello stesso team, prevede una sorta di scorrimento procedurale degli obiettivi. Infatti sarà un continuo evolversi, ovvero si passerà dal difendere un obiettivo al proteggere un ostaggio, a scortarlo e a svuotare l'area dagli zombie. In tutto ciò avremo il cameo di vari operatori, quali ad esempio Termite, Jagger, che faranno la loro apparizione almeno uditiva perché ci daranno indicazioni sulle varie missioni e talvolta saranno anche coinvolti a livello di trama. Come sappiamo, potremo utilizzare solamente questi 10 operatori in Operation Outbreak, più la recluta. E proprio parlando della recluta, va sottolineato che ha subito una rielaborazione delle texture. Infatti sembra aver acquistato un po' di carattere in più e soprattutto da alcuni gameplay sembra possa equipaggiare addirittura mirini e canne ai vari fucili che utilizza. Non sappiamo se ciò avverrà anche in multiplayer. Restando in tema operatori, c'è stata la rivelazione della faccia di Doc. Quella di Termite e Ash le conoscevamo, almeno in gran parte, e in realtà si vede anche un po' meglio quella del Lord Chanka. Inoltre, nella demo che in questo momento è disponibile al Six Invitational, i player stanno giocando un Blitz con velocità 2 e corazza 2, rispetto ai soliti velocità 1 e corazza 3. Sembra al momento che non ci siano dichiarazioni al riguardo da parte di Ubisoft, ma ne sapremo di più il 20 con l'avvio dei TTS. Ritornando ad Operation Outbreak, abbiamo notato in alcuni gameplay l'aumento nella velocità di piazzamento delle barricate e dei rinforzi alle pareti. Sembra stranissimo vedere animazioni così rapide e non sappiamo se sarà possibile utilizzarle solamente in questa modalità specifica oppure anche in multiplayer. Durante le difese dell'obiettivo sarà importantissimo rinforzare le pareti, anche perché ci troveremo ad affrontare dei nemici in grado di farle detonare. Questi nemici saranno gli arieti, almeno nella versione italiana, e saranno infatti in grado di agganciarsi alle pareti barricate per farle esplodere, ma potranno essere utilizzate anche a vantaggio del team, perché sparandoli nel punto giusto si creerà un'esplosione in grado di infliggere danni anche agli zombie posizionati attorno. Proprio per quanto riguarda la situazione tatticismo, sarà possibile affrontare alcune missioni anche in maniera stealth, ma ovviamente sarà necessaria una grande coordinazione del team, soprattutto se si affronta la modalità Outbreak a livello pandemonio, che sarebbe la modalità difficile dove c'è anche fuoco amico e che però regala belle soddisfazioni, soprattutto perché verranno assegnati dei ciondoli raffiguranti i vari zombie da utilizzare anche in modalità multiplayer solo al termine della missione. Come potete notare anche dalle immagini che stanno scorrendo in questo momento, al posto del tipico comando per attivare il drone ce n'è uno dal logo tutto nuovo e servirà infatti per attivare le torce al di sotto dei fucili. Ovviamente torce che vi permetteranno di vedere al buio, ma che attireranno l'attenzione degli zombie. In ultimo vogliamo farvi notare quanto siano grandi le mappe che faranno da scenario ad Operation Outbreak. La prima parte dell'ospedale, che è solo una delle tre mappe disponibili, è grande quanto l'intero vicinato probabilmente della mappa casa che potete vedere in alto a sinistra, e quella cosa piccolina lì in alto. Proprio per questa grandezza degli ambienti ci sarà una sorta di dinamicismo continuo e quasi imprevedibile. Infatti la maggior parte degli eventi non si ripeterà mai allo stesso modo, così come lo spawn degli zombie e la tipologia di zombie che spawnano. Diversamente però funziona per alcune meccaniche che resteranno uguali proprio a livello di trama e a livello di successione degli eventi.
Come promesso, vi abbiamo dato tantissime informazioni su Operation Outbreak, quindi credo che questo video meriti almeno 300-400 mi piace. Vedete come li volete mettere, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back.